grazie per essere qui con voi, è sempre una sinergia emozionante avere anime così sensibili e attente all'umano. Io quando ho ricevuto la proposta di fare la prefazione per Sandra sono stata emozionata poi nel leggere le poesie, perché è stata una continua metamorfosi, cioè un partire dal mondo che ci circonda, dal sentire umano della quotidianità, per poi trasformarsi e trovare anche quella luce di speranza che in periodi bui che abbiamo attraversato ci ha comunque colpito. Quindi il suo libro è una crescita proprio personale che ci fa andare oltre anche il dolore. Adesso chiediamo a Sandra cosa ti ha portato a scrivere Sfumature di cielo, e ci vuoi svelare in anteprima perché hai intitolato la tua raccolta di poesie Silloge di cielo?